Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale europea dedicata alla nostra serie su Hearts of Iron 4 Novum Vexillum, con un'Italia particolarmente coinvolta per la protezione e la salvaguardia democratico-socialista in Europa. Perché, come state vedendo da una red bubble al centro dello schermo, l'Italia adesso si è inserita anche in un conflitto contro l'Ungheria, molto provante come conflitto dal punto di vista economico, perché come guardate in alto, sebbene comunque con un ampio sforzo di politiche interne, noi abbiamo una crescita interna di più 40 momentanea, una crescita invece stabile, basilare e in realtà di più 0. La nostra ricchezza al momento è fissa a 20 perché purtroppo l'impegno militare ci va a prosciugare risorse. Però ragazzi, noi dobbiamo anche giocare in maniera un minimo realista, non di roleplay come faccio solito con le mie campagne di Europa Universalis 4, però in quanto nazione europeo-democratica, nel momento stesso in cui una nazione palesemente fascista, come vedete l'Ungheria, beh, di sicuro la nostra intenzione di un coinvolgimento deve essere ben chiara, non deve passare neanche per il Parlamento perché è una scelta ovvia. Prima di iniziare a vedere anche un po' le cose di oggi, permettetemi di fare i dovuti ringraziamenti ai miei consiglieri dello scorso episodio. Siete stati tantissimi, tutti voi che mi avete dato consigli, opinioni, supporto, anche possibili interpretazioni, ecco, sui prossimi passi che dobbiamo fare a livello militare e politico, anche con il fronte ungherese. Quindi davvero ragazzi, grazie mille a tutti voi e anche a tutti coloro che hanno deciso di unirsi alla nostra famigliola e iscriversi al canale. Dunque, come accennavo poco fa, la situazione ungherese, ho deciso di intervenire immediatamente perché può essere molto rischiosa se viene fatta evolvere. Perché io inizialmente vi dirò, l'ho fatto senza pensare a questo. Però, una volta terminato l'episodio, sono andato a vedere il focus tree dell'Ungheria. L'Ungheria ha praticamente tutto questo parte di focus tree da questa linea a sinistra, che è quello suo, e poi ha invece questo focus tree che è quello integrato dalla mod che avevo inserito io, la stessa mod che ha portato magari la Slovacchia e l'Irlanda con l'Estonia a diventare islamiche, per darvi un'idea. Quello che a me preoccupa è questo focus qui dell'ascesa del nazionalismo. Come vedete c'è stato un colpo di Stato con anche la proposta di una campagna molto nazionalista e etnica a livello dell'Ungheria, che poi è stata parzialmente ripulita, per così dire, da un vero e proprio greenwashing, come vedete con le politiche green e anche con il supporto dello SME. Inoltre, ironico da vedere che il greenwashing sia effettivamente greenwashing, perché ciò porterà a prendere le proprietà industriali e personali degli ebrei nello Stato ungherese. Ma quello che vi dicevo, la cosa che mi preoccupa è il proseguimento del ramo, cioè questo. Come vedete, questo ramo porta ad avere il controllo della Slovacchia, il controllo anche della Carpazio-Rutenia in Ungheria, la richiesta della Transilvania, il possesso della Croazia, il possesso dei Voivodina e anche la creazione di una grande Austria, andando a integrare sostanzialmente tutti i Balcani. Quindi capite bene che se non viene fermata adesso l'Ungheria, ci ritroveremmo sicuramente una realtà molto potente in Europa, particolarmente sicuramente problematica. Ok, allora ragazzi, direi che a questo punto possiamo anche partire. Facciamo partire il nostro timer, come è ormai nostra tradizione. E le nostre motorizzate al momento si stanno riprendendo. Hanno un po' di problemi dal punto di vista, mannaggia, dei rifornimenti, però speriamo che riescano comunque ad ovviare alla mancanza. Ecco, mettiamola così, dai. Nel frattempo, qua in meridione, in Africa centro-africana, appunto, date la ripetizione, la situazione è davvero un caos immane, non sto neanche più capendo quali siano
sinceramente i confini del nostro fronte, quali non siano i confini, guardate che casino che è, ma lentamente riusciremo. Secondo me con l'eliminazione del Congo poi possiamo risolvere lentamente la questione. Sono abbastanza fiducioso che in questo episodio probabilmente la guerra in Africa finirà e quindi magari riusciamo a fare una pace anche in Egitto. Detto questo, ragazzi, facciamo riprendere anche le nostre truppe nel frattempo. Molto bene ragazzi, abbiamo ufficialmente ricercato i nostri caccia della generazione 5 e adesso iniziamo seriamente a divertirci come Dio comanda. Allora, adesso bisogna capire un pochino che cosa fare, perché noi purtroppo siamo maledetti col fatto di avere una tecnologia perfettamente a tempo con il nostro anno. Quindi possiamo davvero costruire pochissime cose senza dei vari malus. Allora, secondo me la cosa migliore adesso potrebbe essere iniziare a lavorare i bonus qua. Cerchiamo di prendere dei bonus che possono darci per le motorizzate. Ecco, questo ci darebbe breakthrough e difesa anche per le motorizzate, molto bene, mentre questo invece soft attack. Allora, tanto questi qua non saranno dei bonus che potremmo avere nell'immediato. Quindi andiamo qui, prendiamo finalmente, guardate che belli, i nostri cacciamortiruolo. Notate la differenza tra i 4.5 che al momento hanno range 2100 km, un air attack di 32 e un air agility di 80, mentre qui abbiamo range 2200, air attack 36, agility 82, max speed 2200 km orari contro i vecchi che hanno 2100. Spettacolare, raga! Quindi adesso facciamo un attimino un paio di calcoli, vediamo come siamo messi qua. Secondo me, sapete cosa possiamo fare quasi quasi? Noi possiamo andare a fare 5, lo smettiamo a 5, spostiamo questi qua e switchiamo così. Cerchiamo di puntare a fare un sacco di caccia generazione 5, così appena abbiamo terminato la produzione per arrivare almeno in pari, ritorniamo alla situazione attuale. Ah, ragazzi, la Repubblica Ellenica ha deciso di perseguire la ricerca della tecnologia nucleare. Sono già iniziate le discussioni per portare delle sanzioni da parte delle Nazioni Unite, ma non sappiamo se ciò inizierà a capitare. Quindi, come vedete, alcuni di voi all'inizio della campagna mi avevano parlato di perseguire una politica nucleare. Ora bisogna fare attenzione perché la mia decisione di aspettare un attimo per concentrarsi almeno sull'aspetto economico ci fa capire che potrebbero esserci sanzioni, quindi potrebbe essere stata una buona idea quella di aspettare. Allora, prendiamo loro, li portiamo un attimino qua e cerchiamo di portare un attacco nella città di Pex. Vediamo se riusciamo a sfondare anche con l'arrivo di loro. Aspettiamo un attimo. Allora forse possiamo sfondare magari qua. Perché esattamente. Molto bene. Allora, questo rimangono qua. E abbiamo preso. Perfetto. Ok, molto bene. Abbiamo preso un importante aeroporto. Vedo tra l'altro un indebolimento del fronte. Però le nostre truppe qua sono anch'esse molto indebolite. Ma secondo me qua a Pex possiamo. Ahia, attenzione, attenzione, attenzione. Sti fetenti stanno cercando di sfondare dando tutte le forze necessarie. Ah, mannaggia. Allora, vediamo un pochino. Qua invece potremmo. Forse sì, però qua stiamo di nuovo andando a perdere il territorio per una controffensiva, mannaggia. Uè, raga, ci stanno rispingendo indietro, serio? Porca miseria. Allora, facciamo un attimo un altro attacco qua. Questi si stanno ritirando. Questi vanno qua. Questi vanno qua. Questi, anche se sono molto provati, provano ad andare qua.
Oh, attenzione ragazzi, il Congo capitola. Quindi finalmente ce l'abbiamo fatta ed è capitolato grazie alla conquista, come vedete, della capitale da parte degli alpini. Ora, riusciamo a capire quali sono i territori che dobbiamo andare a occupare? Vediamo un po'. Allora, sono questi qua a nord. Va bene. Quindi andiamo a prendere gli alpini e li portiamo intanto qua. Molto bene. Qua l'aeroporto non riusciamo a tenerlo, mannaggia. Però abbiamo una diminuzione delle truppe nemiche per quanto riguarda il fronte ungherese. Ai ai ai. Abbiamo il primo test nucleare della Grecia. La Grecia, il lato positivo, è nella NATO ed è democratica. Allora, i greci hanno fatto riferimento all'articolo 2 delle Nazioni Unite, della legge internazionale, facendo presente che il deterrente nucleare è un aspetto cruciale della difesa della Repubblica Ellenica e le sanzioni non cambieranno assolutamente il loro obiettivo. Sicuramente, secondo me, questo è dovuto anche in parte a un pericolo riguardo alla giunta governativa turca. Quindi dobbiamo anche qua vedere un pochino come vorranno rispondere i turchi. Oh, allora, fermi tutti. Aia, la Repubblica Slovacca capitola. Questo è davvero problematico. Ma io per caso posso chiamare qualcuno anche nel conflitto? Sì. E allora sapete cosa? Io chiamo tutti. Perché qua la vedo molto tosta. Ok ragazzi, dunque la situazione si è un attimino risolta grazie a un attacco di Canada, Olanda e anche c'erano le truppe belghe, eccole qua. Purtroppo non sono riuscito a farvelo vedere perché in realtà stavo cercando di controllare l'avanzamento qua delle truppe, come vedete, italiane che sono riuscite ad arrivare sul confine, ma me lo sono perso, sinceramente. Me lo sono sinceramente perso. Quindi abbiate pazienza. Mi dispiace non potervi dire esattamente come è successo, però sembrerebbe che adesso il fronte sia fermo qui, legato al nostro bel confine naturale con il fiume, quindi dovremmo avere un pochino più di difesa. I territori sono passati automaticamente alla Slovenia. Va bene, ok. Le truppe continuano a essere molto provate, come vedete, però sembra che adesso, grazie che siamo, al fatto che siamo riusciti a penetrare un minimo, con la presenza del fiume dovremmo essere in maggioranza. Quindi io proverei a prendere i nostri aerei, portarli un po' più vicino al fronte. E anche qua continuiamo poi a fare il nostro lavoretto al riguardo. Stiamo sempre facendo close air support, molto bene. Da quel lato lì. Molto bene. Allora, abbiamo fatto European Cooperation. Ok, quindi abbiamo l'investimento verso Lettonia, Polonia, Lussemburgo. Dunque, vediamo un pochino. Qua cosa possiamo fare? L'espansione del 2013. Però aspettiamo perché ovviamente siamo abbastanza avanti nel tempo. Quindi potrei iniziare a lavorare per quanto riguarda i nostri Submarine Focus. Anche se effettivamente andare a prendere Air Experience più 100 e guadagnare un ulteriore bonus, forse potrebbe essere la scelta migliore. Adesso facciamo prendere un attimino di respiro alle nostre truppe. Abbiamo anche generazione 4 dei bomber. Bellissimo! Quindi andiamo a fare anche qui. Qui abbiamo un hard attack, perfetto, andiamo a prendere anche loro e abbiamo una nuova dottrina navale disponibile, i carrier convoy interdiction, quindi sottomarini oppure i battlecruiser. Continuiamo il sentiero dei battlecruiser e andiamo a ricercare i nostri bellissimi bombardieri di quarta generazione. Per quanto riguarda i nostri caccia, come siamo messi? Bene. Ne mancano solo 28, perfetto. Ok, allora adesso vediamo un attimo qui come siamo messi. Stiamo ancora andando a. Oh, bene, 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 bene. Allora, abbiamo ufficialmente terminato con il trattato di Kinshasa la guerra tra Egitto
scritto Repubblica Sudanese e Repubblica del Congo. Quindi adesso dobbiamo vedere effettivamente cosa possiamo andare a fare. Il punteggio è davvero molto 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 alto. Quindi non credo che riusciremo a fare molto al riguardo. Il puppet dell'Egitto è pressoché impossibile. Abbiamo il 4% di contributo, quindi se riusciremo a prendere giusto una provincia o magari il canale di Suez potrebbe essere un vero e proprio miracolo. Però, ragazzi, piccolo taglio e ci vediamo dopo la pace per vedere un pochino come abbiamo lavorato al meglio con tutto. Ok ragazzi, eccoci qua. Dunque, allora, finalmente ce l'abbiamo fatta. Le pause erano lunghissime, quindi ecco a voi i nuovi confini. Abbiamo un bellissimo Repubblica Democratica del Congo, in questo caso non affiliato con la NATO, ma totalmente democratico. Un'altra Repubblica del Sudan, anch'essa totalmente democratica conservatore, però anche questa non allineata con la NATO, e un Egitto che fa abbastanza ridere pensare che vogliano mettere Al-Sisi con l'idea che sia un conservatore democratico, ma va bene così. Al-Sisi sembra avere tra l'altro delle ottime relazioni con Israele, molto positiva, quindi magari vuol dire che c'è l'intenzione di migliorare la situazione in Medio Oriente. Ma cosa molto interessante è la situazione che possiamo vedere qui nella zona del Sinai. Allora, la giunta militare turca si è andata a occupare interamente la Siria, quindi ha espanso i suoi territori in Siria. Io purtroppo non sono riuscito letteralmente ad avere nulla, perché avevamo il 4% di partecipazione e una cinquantina di punti. Vi sto solo a dire che il canale di Suez veniva a circa 120-130 punti. Manco passato il primo turno delle trattative di pace e zacchete che ce l'hanno fregato. Quindi poco male, non ci abbiamo guadagnato effettivamente nulla, però abbiamo partecipato davvero pochissimo, effettivamente ha senso. I territori al momento sono stati presi, come vedete, il canale di Suez con la penisola del Sinai, dalla Gran Bretagna. Quindi penso sia stato fatto con l'obiettivo di limitare un intervento egiziano contro Israele, ma soprattutto anche per proteggere maggiormente il canale di Suez. Va bene, poco male, non ci abbiamo guadagnato moltissimo, ma diciamo che magari ci abbiamo guadagnato a livello dell'esperienza, ecco, dell'esperienza, mettiamola così. Intanto portiamo la nostra flotta a casuccia un attimo, giusto per riprendersi un secondo, perché ho visto che c'era esatto qualcuno che doveva un attimo andare a ripararsi, e nel mentre vediamo un pochino se qui la situazione sembra essersi un attimo risolta. Allora, qua le truppe sono ampiamente pronte, quindi proviamo a far partire il nostro attacco e vediamo se riesce. Allora, ahia, il regno dell'Arabia Saudita persegue anche lui una politica nucleare. Brutta roba. Allora, vedo la. Eccole qua, infatti le prime truppe ci stanno fornendo resistenza. Non ho ben capito perché le abbiano messe sul fronte a nord. Forse perché, non vorrei sbagliare, ma sono in guerra anche contro la Polonia? No. E allora è stato un errore abbastanza grave da parte loro, questo di spostare le truppe. Però vedo che il nostro attacco sta andando bene. Abbiamo i primi linee di difesa qui, avversarie. Vediamo se riusciamo. Bene, bene, bene. Allora, andiamo velocemente così e con questi andiamo così e poi. Molto bene, ok. E così almeno riduciamo un pochino il fronte. Andiamo a prendere anche la seconda capitale e così adesso queste truppe le andiamo a eliminare. Poi il fronte è davvero orrendo, quindi direi facciamo così e poi così. Questi sono messi già qua, quindi facciamo poi così. E questi anche li schiacciamo subito, così andiamo a liberare anche le truppe che abbiamo qua in meridione e ci tranquillizziamo per benino. Intanto
Intanto a nord qua direi che la situazione è a dir poco idilliaca, quindi schiacciamo anche queste divisioni e così adesso le truppe si possono spostare un pochino. Ok, allora questi sono arrivati, quindi li spostiamo poi qua e poi andiamo qua. Mentre questi li spostiamo subito qua e diamo un contributo qui. Non avanziamo più di tanto perché vedo poche truppe sul fronte, però vorrei appianare, ecco già qua il fatto che ci sia la possibilità di andare a prendere la città di Kexmet e avere una linea di difesa col fiume mi piace enormemente. Cerchiamo di portare una nuova linea difensiva qua. Adesso questi si spostano poi qua e devo dire che il fronte mi sembra buono. È un po' esteso, ma devo dire che la richiesta di aiuto alle altre nazioni è stata fondamentale. Eravamo in una situazione qua all'inizio che era davvero molto critica. Qui intanto l'attacco come sta procedendo? Allora, loro hanno 26 contro 89 nostri, però hanno una difesa molto elevata. Però secondo me noi piano piano dovremmo riuscire a erodere la loro difesa. Dunque, andiamo a prendere il nuovo livello per la nostra dottrina di terra. Abbiamo Mobile Defense che ci dà Defense più 10. Tra l'altro ragazzi siamo al 53 di War Tension. Attenzione. Allora, il Regno Unito di Gran Bretagna e nord dell'Irlanda solleva il problema riguardo al programma immigranti in Hong Kong. Oggi Tony Blair ha annunciato che la rottura del programma di libertà delle popolazioni di Hong Kong da parte della Cina ha raggiunto un punto di rottura. Questo ha portato a una politica inglese di immigrazione verso la madrepatria da parte della popolazione di Hong Kong. Quindi viene data la possibilità alla popolazione di Hong Kong di ricevere la cittadinanza, se ho ben capito, inglese nel momento stesso in cui decidano di lasciare Hong Kong stessa. Questo sicuramente creerà nuovi problemi, dato che abbiamo la politica della One China da parte della Cina, che di sicuro non è di poco conto. Ehi, che è successo? Allora, attenzione, c'è stata una pace per quanto riguarda il Brasile. Dunque, vediamo un attimo. Oddio mio, che confini orrendi. Quindi penso che adesso abbiano occupato i territori e poi, come fanno sempre nelle paci, andranno a rilasciare man mano i territori agli altri stati, quindi ci vorrà un attimino. Qua adesso continuiamo e a fine dell'episodio proviamo a vedere come va la situazione in Brasile. Sicuramente verrà aggiustata al meglio. Dunque, abbiamo il nuovo bonus dell'artiglieria. Questo è decisamente troppo avanti, quindi continuiamo e andiamo a prenderci, vediamo un pochino, Leg Infantry o motorized. Andiamo a prendere motorized. Per quanto riguarda i nostri caccia, come siamo messi? 20. Ok, quindi ci vuole ancora un pochino. 10 settimane ragazzi, 2 mesi e dovremmo avere i nostri hangar completamente carichi di caccia di generazione 5. 95. Allora, andiamo a spingere con loro qua. Questi vanno a, mentre loro che stanno avanzando qua vanno poi qua. Eccola lì di nuovo. Arabia Saudita fornisce il primo test nucleare al mondo. Vediamo se riusciamo a sfondare qua, ma mi sa di no. Va bene, come non detto. Allora, facciamo così, interrompiamo il nostro attacco e andiamo a pianificare il prossimo assalto. Va bene, iniziamo a prepararci al dovere. Lentamente, lentamente stiamo guadagnando territorio. E attenzione ragazzi, perché abbiamo ufficialmente l'entrata in guerra degli Stati Uniti contro gli ungheresi. Ed eccola lì ragazzi, ufficialmente adesso l'Ungheria sparirà perché viene attaccata su tutti i fronti. Quindi andiamo subito a dare una mano, attacchiamo, vediamo un attimino come siamo messi noi per partecipazione.
Molto bene, 61%. Secondi sono i somali, va bene, ma più che altro perché abbiamo la Repubblica di Etiopia. Però secondo me, appena andiamo a eliminare dall'equazione l'Ungheria, andiamo anche a chiudere ufficialmente tutto il conflitto. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, che ci basta prendere pochissimi territori. Yessa, yessa, l'Ungheria capitola. Noi abbiamo ben 1175 punti. Benissimo, benissimo. Quindi ormai ragazzi, come sempre, pausetta, ci vediamo dopo le paci e vediamo un pochino come abbiamo aggiustato il tutto. Ed eccoci qua ragazzi, questo è ufficialmente la pace che sono andato a firmare. Cosa abbiamo fatto? Beh, molto semplicemente abbiamo ridato indietro questa regione, oh mamma mia che casino. Ok, abbiamo ridato indietro la regione di Bačka e del West Banat alla Serbia, che era stata conquistata dall'Ungheria attraverso il suo Focus 3. Abbiamo totalmente liberato nuovamente la Repubblica Slovacca e sottomesso l'Ungheria. Questo vuol dire che noi abbiamo una Serbia indipendente. Ha ricevuto solo il suo territorio, è conservatore ma liberale, mentre abbiamo un'Ungheria puppet italiano in questo caso, e soprattutto visto che l'abbiamo liberata, io non l'avevo pianificato questo perché nelle opzioni della pace l'avevo messa come una nazione liberata dall'Ungheria, però l'ho messa dopo, quindi prima ho puppetizzato l'Ungheria, poi ho detto di liberare la Slovacchia. Non so se sia così la regola di Hearts of Iron 4 o sia capitato per puro caso, ma mi ritrovo adesso anche la Repubblica Slovacca come puppet italiano. Quindi abbiamo l'Ungheria socialdemocratica guidata da Izidor Molnar e la Repubblica Slovacca, in questo caso socialdemocratica, anche questa, guidata da Robert Fico, che raga sembra il nostro Roberto Fico, ma va bene. Non credo sia lui. È un caso, mi sa. Mi sa che è un caso. Ciao ragazzi, breve stacco perché qui quello che vi parla è il Met del futuro per sollevare un punto interessante della questione. Sto registrando questo intermezzo in fase di editing proprio perché mentre registravo il gameplay non erano ancora avvenute le elezioni in Slovacchia di qualche giorno fa e io, mentre giocavo, non avevo assolutamente mai sentito parlare di questo benedetto Robert Fico, come avete notato. Ma il caso ha voluto che nelle scorse elezioni di qualche giorno fa in Slovacchia abbia esattamente vinto Robert Fico. Ma la cosa ancora più paradossale è che in game il gioco, per quanto cerchi di essere una simulazione quantomeno realista, identifica questo politico come un socialista di centro-sinistra di orientamento democratico. La cosa buffa è che questa bella persona non è assolutamente tutto ciò, perché se andiamo a vedere le elezioni, cosa ha detto e il suo orientamento, scopriamo che è una cosa totalmente opposta. Questo bellissimo Robert Fico risulta essere pro-sovietico, non russo, sovietico, anti-ucraino, totalmente contrario a una visione di difesa democratica dell'Ucraina, ma anche anti-LGBT, anti-minoranze, pro-cattolica. Cioè, come questo elemento possa essere definito centrosinistra non lo so, però la cosa buffa che volevo farvi notare era come, per quanto il gioco che stiamo portando avanti voglia simulare la realtà europea il più realistico possibile, ciò che andiamo a creare si può distanziare enormemente dalla realtà pratica di tutti i giorni, quindi dalla vera e propria realpolitik. Quindi tutto qua, ragazzi. Ero abbastanza sollevato sulle conseguenze che avevamo della politica slovacca in game. Spero sinceramente che nel nostro universo il Robert Fico che abbiamo messo là sia molto diverso rispetto al Robert Fico che al momento è stato eletto in Slovacchia. Però, vabbè, intermezzo ironico per farsi una risata sulla differenza delle situazioni che possiamo trovare tra la realtà e il gioco.
Allora, nel frattempo, ragazzi, la cosa mi piace moltissimo perché se noi andiamo a vedere, abbiamo un sacco di territori allineati con noi. La cosa mi piace un sacco e sembrerebbe quasi che l'Italia e il suo mazzo di rose, lo possiamo quasi chiamare così, il giro di alleati che ha, continua a crescere enormemente perché abbiamo, come vedete, il simbolo dei socialdemocratici nel gioco è la rosa impugnata. Quindi l'Italia e il suo mazzo di rose, in questo caso della Slovacchia, Ungheria e Slovenia, continua enormemente a crescere. Molto, molto, molto bene. Quindi adesso prendiamo le truppe, andiamo a riportarle in questo caso in patria. Abbiamo anche un problemino qua delle truppe che hanno perso un po' di coesione. Quindi iniziamo a lavorare. Raga, ma che cazzo, avete... Mi avete bombardato l'Ungheria! Si sono... Si sono arresi! Ma che cazzo è? Calmi! Per l'amor di Dio, calmi! Perché? Allora, i caccia a Torino, i droni a Milano, i bombardieri qua. E tutti e questi tre gli diamo come obbligo hold mission. Ok, così adesso siamo anche qua tranquilli. Benissimo. Allora, vediamo un attimo se i caccia sono... No, purtroppo sono ancora Rocketeer, quindi diamo l'ordine di addestramento, diamo l'ordine anche qua di addestramento e diamo anche qui a loro... No, loro non c'è necessità dell'ordine. Va bene, perfetto, perfetto, ok. Intanto siamo a 123, per le tasse qua ci serviva 150, ok. E in Etiopia continuano a cadere le bombe. Qua noi esattamente in guerra contro chi siamo? Siamo solo contro l'Etiopia. Quindi dobbiamo solo aspettare che questa benedetta Etiopia, per l'amor di Dio, cadi. Non ne posso più di questa guerra. Cadi, per l'amor di Dio. Oh, alleluia, ragazzi. Alleluia. Finalmente questa benedetta Etiopia ha deciso di capitolare. Ok. Oh. Adesso vediamo di terminare questa maledetta guerra e vediamo un pochino come siamo messi con la pace. Ok ragazzi, eccoci qua. Dunque, questa qui è ufficialmente la pace che abbiamo firmato con i nostri avversari africani. Ovviamente io non avevo nessun particolare punteggio per andare a guadagnarci qualcosa. Andiamo subito a vedere. Abbiamo una grossa espansione della Somalia che è andata a occupare tutta l'Eritrea. Decisione sua, va bene. Ok, l'Eritrea scompare. Ma cosa molto interessante, la Somalia va ad avere anche un piccolo puppet, la Puntland, come vedete, allineata anch'essa con l'America. La governo federale di transizione della Somalia appartiene alla NATO, è tutto sommato monarchico, mentre... nelle regioni a nord abbiamo una piccolissima Repubblica dello Gibuti e lo Stato dell'Eritrea che sopravvive sulla costa. Il Sudan, mi sa che a occhio pressoché è rimasto uguale, senza avere particolari grossi differenze. Detto ciò, ho sentito un timer che suonava, quindi ragazzi, molto semplicemente direi che l'episodio può terminare qua. Mi dispiace che non abbiamo abbastanza farmato punti per abbassare le tasse. Sarà compito del prossimo episodio. Però, ah, ecco ragazzi, prima di dimenticarci, vediamo come sta messa la situazione in Sud America e wow, è cambiata parecchio. Allora, abbiamo il Venezuela che ha preso grossissime porzioni del Brasile. Va bene, quindi si è espanso leggermente in meridione. Per quanto riguarda il Brasile, abbiamo la Repubblica dei Lavoratori Brasiliani, che è comunista, interessante, quindi c'è stato un cambio di governo e un piccolo territorio qua che è è della Cina, attenzione.
Questo è un territorio cinese. Sembra quasi un'enclave cinese in territorio brasiliano. Ok. E il Brasile in questo cazzarola. Il Brasile, ragazzi, è nel patto di Shanghai. Guardate che roba. Ah! Il Brasile è nel patto di Shanghai. E secondo me la Cina non si fida particolarmente del Brasile, dato che ha deciso di mantenere un'enclave cinese sulla costa molto vicina alla capitale del neonato Stato Comunista Brasiliano. Quindi il Brasile è stato sottomesso ed è stato integrato a forza nella fazione comunista cinese. Molto bene per loro, molto male per noi. Guardate la NATO come è divisa. Porca miseria, guardate la NATO come è divisa. Però sicuramente devo dire, ragazzi, che la nostra Italia e il suo mazzo di rose mi piace moltissimo. In questi episodi abbiamo fatto crescere di numero il mazzo di rose dell'Italia, quindi le quattro rose crescono sempre più forti. Abbiamo Italia, Slovenia, Ungheria e Slovacchia che proseguono a braccetto per la difesa degli ideali democratici europei. Un saluto a tutti ragazzi, ci vediamo il prossimo episodio. Mi raccomando, continuate a dirmi la vostra nei commenti su quali possono essere i prossimi obiettivi per la nostra nazione. Deo grazia, finalmente potremo avere un po' di crescita economica interna, dato che non siamo più forzatamente in guerra contro nessuno e adesso dovremo capire bene come lavorare al meglio per rafforzare il nostro Stato. Un saluto a tutti ragazzi e ci vediamo il prossimo episodio. Ciao!